Una cosa è certa, il numero di abitanti del nostro pianeta sta aumentando e se consideriamo che c'è stato un generale miglioramento delle condizioni di vita, è inevitabile che con un aumento dei consumi aumenti anche la produzione di rifiuti. Quindi non abbiamo altra scelta, ciò che quotidianamente scartiamo e gettiamo deve diventare per noi una risorsa. Perché non recuperare o non riutilizzare significa accumulare rifiuti, rovinare il paesaggio, disperdere sostanze tossiche nell'aria, nell'acqua, nel terreno e nelle falde acquifere, perdere materie prime, alberi, minerali e acqua. Se tutto il mondo consumasse allo stesso ritmo degli Stati Uniti, servirebbero 5 pianeti Terra per assicurare tutte le risorse alla popolazione. L'economia lineare prende dalla natura le risorse di cui ha bisogno, costruisce beni e offre servizi, ma produce enormi quantità di rifiuti, che solo in parte permettono il riciclo e il recupero delle materie prime. In Italia nel 2018 la raccolta differenziata ha interessato il 58% dei rifiuti prodotti, superando la media europea che rimane al 47%. L'economia circolare prende dalla natura le materie prime di cui ha bisogno, ma progetta soluzioni di produzione e di consumo che permettono il riutilizzo di quanto prodotto e, laddove non possibile, il riciclo dei materiali per i quali è fondamentale la separazione e la raccolta differenziata. Solo così i materiali possono riprendere vita. Nasce così lo sviluppo sostenibile di cui parla l'Agenda 2030 con i suoi importanti obiettivi. E il suo traguardo, quello del 2030, entro cui raggiungere importanti risultati, ridurre, riciclare, recuperare e riutilizzare. Quattro R significative che possono aiutarci a ridurre la nostra impronta ecologica senza fermare il progresso, certo che no, ma rendendolo sociale, vivibile, equo e solidale. In poche parole, sostenibile.